manca sempre meno alla riapertura di piscine e palestre dopo l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico dei rigidi protocolli anti-Covid. Questo è un segnale di speranza, un segnale di grande rilancio per dei luoghi che rappresentano sicuramente una scuola di vita, ma soprattutto un'ancora di salvezza per molti ragazzi a cui la vita non ha certamente sorriso. Di tutto questo, ecco, lo facciamo con due grandi eccellenze che da sempre si sono predicati per aiutare i ragazzi e per salvare essi da condizioni di vita davvero difficili. Grazie per essere qui con noi al maestro Gianni Maddaloni. Buongiorno maestro. Grazie a voi sempre per l'opportunità per dare voce alle periferie e alla città. Grazie maestro, torno subito da lei. Voglio salutare anche il patron di Acqua Chiara, Franco Porzio. Buongiorno. Buongiorno a voi, un saluto a Gianni, un abbraccio. Dunque, ciao Franco. Dunque maestro, quanto tra poco riapriranno palestre e piscine, quanto è importante aprire prima, perché sappiamo che questi sono luoghi deputati a un presidio di legalità, ma soprattutto di educazione e di grande formazione. Ma è fondamentale lo sport quanto è fondamentale la salute, perché sport vuol dire salute, sport vuol dire equilibrio, rispetto delle regole, bambini meno depressi, bambini meno obesi, meno delinquenti per la strada. Lo sport ha un ruolo fondamentale per la vita degli esseri umani, ma prima di tutto per il presente, per il prossimo, e quindi stiamo parlando di bambini. A parte, diciamo, poi le multiproblematiche che lo sport riesce ad equilibrare, come aiutare l'autistico, come aiutare i bambini che sono introversi, oppure addirittura dei bambini che hanno il genitore in carcere, voglio dire, stiamo parlando di due famiglie storiche, i Porzio e i Maddaloni, stiamo parlando di campioni olimpici, stiamo parlando di persone che stanno dedicando la loro vita per dare un futuro. Abbiamo un piccolo problema tecnico. Abbiamo un piccolo problema tecnico, maestro, lo ripristiniamo immediatamente. Presidente Porzio, ecco, questo è un segnale importante nei riguardi dello sport nel significato più profondo del termine. Sì, in effetti, come diceva Gianni, l'attività sportiva ovviamente sui territori, quelli più importanti dove ce n'è bisogno, queste due realtà della periferia nord di Napoli si stanno dedicando da 25 anni e alla fine si sono create delle realtà, come ho sempre detto, delle realtà, delle piazze di aggregazione dove i giovani si riconoscono. Ovviamente si fa sempre più fatica in un momento come questo a cercare di attrarre i giovani, anche perché i giovani sono fermi da un anno, stanno da un anno a casa, hanno conosciuto altre situazioni, si sono un po' impigriti, non vogliono più fare sacrifici. E come dicevo anche in altre circostanze, c'è bisogno adesso di dare un impulso forte all'attività sportiva, di riportare i giovani negli impianti, farli appassionare. È un lavoro molto molto grande, c'è bisogno di maestri, c'è bisogno di riferimenti, di educatori positivi. Ovviamente bisogna anche avere gli impianti aperti. Adesso sembra che c'è una prospettiva, però ovviamente una cosa è dire apriamo gli impianti e una cosa poi tenerli aperti, perché tenete presente che da quello che ho capito il CTS, in effetti il protocollo per quanto riguarda gli impianti sportivi, parlo soprattutto di centri sportivi, piscine e palestre, è molto più stringente di quando abbiamo aperto a giugno, quindi è ancora più problematico e più difficoltoso tenere gli impianti aperti. Adesso bisogna vedere chi ha la forza per poter aprire. Tenete presente che il 50% delle società non esiste più. Il 40% degli impianti non so se aprirà a livello nazionale e quindi facciamo fatica. E molti operatori sportivi, di quelli bravi formati nel TO, ovviamente fanno altro, sono andati altrove a trovare, a capire come poter andare avanti. Quindi è una situazione molto problematica e noi ovviamente siamo in campo
ancora una volta dare una mano, cioè siamo nelle periferie della città. Ad essere quel riferimento positivo, continuare ad essere maestri per i giovani. Maestro Maddaloni, lei da sempre, l'abbiamo detto anche prima con il presidente Porzio, è da sempre insomma presente, attivo nel recupero di tantissimi ragazzi a cui la vita non ha sorriso. Questo è un lavoro molto, molto difficile, molto delicato e diventa ancora più complesso in questo periodo di grande pandemia, perché ricordiamo, come ricordava anche presidente Porzio, oramai da un anno molti ragazzi non praticano più sport, ma purtroppo molti ragazzi sono in strada e possono aver perso quel punto di riferimento essenziale. Quanto è determinante quindi in questo istante il suo lavoro di recupero? È molto importante il nostro lavoro, perché, come dicevo prima, riesce a dare non solo inclusione sociale ma anche formazione. Fa sognare i giovani anche forse a diventare non solo campioni, ma anche diventare maestri di nuoto, maestri di judo. È molto importante togliere dalla strada dei ragazzi che sono destinati a delinquere non avendo il padre, stando in carcere, e portandoli sulla giusta strada. Questo è un qualcosa che fanno sia la famiglia Porzio che la famiglia Maddaloni. E sentivo prima ciò che diceva Franco, è molto importante in questo avvio, specialmente noi che abbiamo gli spazi adatti a poter prendere tanti ragazzi, perché con il nuovo decreto sicuramente saranno in difficoltà le palestre che hanno poco spazio, ma noi fortunatamente abbiamo tanti spazi, ma quello che ci manca sono anche i fondi, le entrate. Adesso con questi fondi europei per l'infanzia, e noi qui stiamo parlando di infanzia, parliamo di bambini che cominciano il nuoto, il judo, il calcio a 5-6 anni, e lì allora è importante che arrivino anche delle risorse economiche. Quindi questo è un annuncio anche a chi ha poteri politici di dare dei fondi a queste grandi palestre che possono dare negli spazi dovuti un equilibrio al bambino, un qualcosa. Molti bambini piangono, mi scrivono, mi fanno dei messaggi: maestro, vogliamo tornare in palestra. E questo vuol dire che è un grido d'allarme, è un grido d'allarme. È un grido d'allarme, rivolgo in realtà la stessa domanda anche a presidente Porzio. Il mondo dello sport necessita quindi di investimenti concreti? Allora, io sostengo che per riavviare tutto bisogna partire dagli impianti, perché se non partono gli impianti, non partono le associazioni sportive, non lavorano i dipendenti e gli operatori sportivi e non si fa attività sportiva di base e di vertice. Quindi una delle prime cose che io farei, oltre a immettere liquidità da parte di governo, regioni, comuni, CONI e federazione, la prima cosa da fare, che sarebbe fondamentale e importante, sarebbe allargare la situazione dell'ecobonus 110% anche agli impianti sportivi. Anche perché tenete presente che gli impianti sportivi non solo sono impianti vecchi, ma sono anche impianti che sono chiusi da un anno. E riavviare delle situazioni come queste, c'è bisogno di manutenzione, c'è bisogno di investimenti importanti. Quindi bisognerebbe allargare l'ecobonus 110% agli impianti sportivi. Per quanto riguarda gli impianti, se non si parte da là non si può fare niente, perché se le associazioni devono andare avanti, devono avere gli impianti; se devono fare attività sportiva per i giovani, devono avere gli impianti. Se noi parliamo e stiamo parlando della periferia nord di Napoli, ma parli di Napoli, tutta la regione, questi impianti, queste associazioni sportive, mica fanno solo sport. Noi abbiamo sempre fatto, da 25 anni a questa parte, attività sociale, attività inclusiva, aggregazione. Noi abbiamo portato dentro delle situazioni che non erano pensabili, però ci siamo avvicinati alle famiglie, ai ragazzi. Abbiamo messo noi voluto, infatti questo è un aspetto importante, ragazzi. Presidente, perché noi oggi abbiamo per l'appunto connesso due grandi eccellenze nel mondo dello sport ma anche nel sociale, ecco, prescindendo dagli impianti, ecco, sperando che possano, ecco, essere attuate quanto da lei attuato, da quanto lei proposto, quanto è importante anche la sinergia tra le varie e diverse realtà sportive per interfacciarsi con i ragazzi ogni giorno e fare in modo che tutte possano al contempo realizzare e mettere in atto l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto sociale, come fate voi?
Vorrei dire una cosa, e Gianni ne è testimone, che sul territorio napoletano, sul territorio campano, ci sono molte associazioni sportive, molti operatori sportivi, che tutto questo lo fanno da decenni, lo fanno da anni. E lo sportivo, l'atleta, quello che ha la passione per lo sport, non ha mai chiesto niente, perché lui è abituato a fare. Ma oggi siamo in una situazione di emergenza. Noi siamo alla sopravvivenza. Io sostengo da mesi, quasi un anno, che noi stiamo facendo di tutto per sopravvivere, perché siamo quasi morti. E allora qua ci vuole, visto la situazione di emergenza, ci vuole un investimento importante da parte delle istituzioni governative, Esatto, perché lo ho tempo sport purtroppo è che si sta salute. lo sport sta concludendo il tempo. Maestro, a lei con l'ultima battuta, segnale forte dall'istituzione, come diceva anche il Presidente Porzio. Condivido pienamente ciò che ha detto Franco. Noi abbiamo qui adesso piove dentro nella palestra e quindi c'è bisogno di manutenzione e la nostra dignità è molto alta perché le nostre famiglie ci hanno dato la dignità, l'orgoglio di non lamentarci e di non chiedere mai niente. Ma adesso è un momento molto particolare dove la nostra immagine, sia la struttura di Porzio, la nostra qui a Scampia ed altre strutture hanno bisogno di fatti e non di chiacchiere, perché noi realmente lo facciamo per passione ma con grande professionalità. Stiamo parlando di medaglie oro olimpiche che si mettono a disposizione della povera gente. Quindi fatti e non chiacchiere. Sarà un piacere avervi in studio per poterne parlare, sperando che, ecco, possa avvenire tutto molto più serenamente. E intanto grazie, io ho un tassativo, grazie davvero per essere stati qui con noi, grazie a Gianni Maddaloni e grazie al presidente di Acqua Chiara, Franco Porzio. Un grande abbraccio. Grazie a voi e ciao Franco. Un abbraccio a tutti, ciao Gianni. E buon Ciao lavoro. amico mio, E ciao. complimenti per l'ottimo lavoro che svolgete per i nostri ragazzi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.